ordini del giorno esaurito, del resto i nostri ragazzi lo meritano, no? Quindi c'era questa scadenza. Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, emozioni. Se volete comincio io con alcune comunicazioni. Allora, velocemente, credo che abbiate già ricevuto la mail relativamente al laboratorio urbano. Io insomma, vi invito, sapete che sabato c'è questa sabato c'è questo secondo appuntamento ad Argelato, insomma avete ricevuto la mail, di fatto è il percorso partecipato che ruota intorno a quella che sarà poi la redazione dello statuto della città metropolitana di Bologna. Insomma, il processo è partito, sapete che la città metropolitana entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014 e quindi in questo anno che abbiamo davanti una delle cose da fare è quella di scrivere lo statuto. È previsto anche un percorso partecipato che è partito nel nostro territorio con queste tappe. Ognuno è libero di andarci, ovviamente per dare il proprio contributo. Questa era un'informazione che vi dovevo. Poi se qualcuno ci va magari può anche rispondermi e dirlo, così avviso quante persone ci sono. E, secondo avviso, la prossima settimana è la settimana europea per la riduzione dei rifiuti e quindi abbiamo aderito come comune di Castello d'Argile e settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Come comune di Castello d'Argile abbiamo aderito e vi riceverete domani la comunicazione via mail con quelle che sono le iniziative programmate. Trattasi di una lezione di compostaggio domestico che verrà fatta venerdì sera in questa sede. Sapete che abbiamo distribuito diverse compostiere, è anche una cosa chiesta da diverse famiglie, insomma, di essere supportati in questa operazione. Poi sabato 24 c'è il laboratorio Che cosa c'è dentro alle ore 15. È un tecnico del Centro di Cultura Ambiente che gentilmente si è prestato, mentre per la lezione di compostaggio viene Teresa Ventura, che è del comune di Sasso Marconi. Per il laboratorio che quello c'è dentro viene un tecnico del Centro di Cultura Ambiente, in pratica lui prenderà un cassonetto, tira fuori quello che c'è dentro e fa una specie di divisione del materiale, pesature, eccetera, per capire che cos'è che finisce nei nostri cassonetti. Questo sabato pomeriggio. E sabato c'è anche un'iniziativa che era già all'interno del percorso politiche di pace, che si chiama Laboratorio gratuito del riciclaggio per bambini a cura della cooperativa Campi d'Arte, che verrà fatta qui. Questo sempre sabato pomeriggio. Ci sarà anche la mostra, la prossima settimana, mostra La decrescita felice, viaggio alla ricerca del vivere a misura d'uomo. È una mostra che verrà installata la prossima settimana. Qui dentro verranno le scuole a visitarla e sabato sarà aperto. Infine domenica 25, giornata del baratto in piazza Mascarino. Questo è un po' quello che l'ufficio insomma ha creato e organizzato. Comunque vi faccio arrivare a consiglieri e componenti consulte l'avviso, poi dopo distribuiremo anche nelle bacheche, eccetera. Vi do un'altra comunicazione, ieri mattina abbiamo firmato il contratto per la gestione delle reti del gas con ATR, l'azienda di Gento che ha vinto la gara, è un altro passo, poi quando facciamo il prossimo ve lo comunico, il contratto l'abbiamo firmato, abbiamo chiesto, partita oggi la lettera che chiede ad ERA di cedere le reti al 1 dicembre, vediamo come succede, auspichiamo che le cose da questo punto di vista procedano. Un'altra veloce informazione, sono partiti i lavori per la ristrutturazione del teatro e diciamo posso ormai dirlo in modo ufficiale, i lavori del teatro saranno finanziati con i contributi raccolti sul conto corrente della regione, con le donazioni che ha raccolto la regione sul proprio conto corrente. E
a breve uscirà la lista, non so se, immagino lo sappiate, è già uscita la lista con gli interventi finanziati dalle donazioni degli SMS. La prossima che esce sarà quella invece dei lavori finanziati con le donazioni sul conto corrente della regione, e ci sarà dentro il nostro teatro, ci saranno il nostro teatro e anche i lavori che abbiamo fatto al magazzino comunale. Ci sono questi due, e quindi bene. Mentre sul municipio siamo, diciamo, stiamo lavorando con la sovrintendenza, nel senso che il progetto per il municipio era pronto, poi la sovrintendenza ha chiesto delle integrazioni, ha posto qualche paletto, quindi insomma sta cercando di chiudere, perché il municipio è vincolato e occorre l'ok della sovrintendenza. Questo è, comunque insomma siamo vicini alla chiusura, appena abbiamo chiuso facciamo la gara e poi facciamo i lavori che richiederanno circa 2 mesi di tempo, poco più, quindi non sono tempi molto lunghi. Oh, intanto insomma volevo dirvi almeno queste cose. Elena Fagioli. Volevo dire solamente una questione, è che nell'ultimo consiglio della Regione Gagliera si era parlato dello studio di fattibilità della fusione dei comuni. Ci avevano promesso che ci avrebbero dato questo studio da valutare, da vedere, poi dopo noi abbiamo saputo che lo studio è stato dato al gruppo Coordinamento Zona Reno Gagliera del Partito Democratico, che ieri sera ha fatto un incontro su questo tema, quando noi non abbiamo ancora nessun documento relativo, quando il Consiglio Comunale poi forse se ne è parlato quando io non c'ero, quindi più di un anno fa, e comunque non so i cittadini fino a che punto siano informati. Era stato detto anche nella riunione della Reno Gagliera di iniziare un po' a fare partecipi a dire cos'è questa cosa. Poi sul giornale ho anche letto che il nostro sindaco, il sindaco di Argelato, sono quelli più titubanti, insomma vogliono un attimo studiare la cosa, spero che sia vera. E questo si è detto anche ieri sera, poi non lo so, mi hanno detto. Poi spero che sia vero, se no chiedo qui l'opinione vostra sulla fusione del comune. Per il mio non è una gran cosa. Dunque, per quanto riguarda lo studio della fusione, il prossimo Consiglio dell'Unione. Sì, allora, il prossimo Consiglio dell'Unione verrà presentato lo studio, che è ormai pronto. In realtà manca ancora qualche dato nostro, per quanto ne so, da parte dei nostri uffici, e quindi il prossimo Consiglio dell'Unione verrà ufficialmente presentato, dopodiché si aprirà la discussione e decideremo come farla anche all'interno del nostro gruppo consigliare. Questo è un percorso istituzionale. Il fatto che comunque adesso io so che mi è arrivata una lettera dal capogruppo della minoranza, di cui facciamo parte, mi ha detto: noi di questi documenti non ne abbiamo copia, mi dite che forse non sono nemmeno ultimati, però c'è già gente che fa delle valutazioni sopra. Magari in campo, diciamo. Si considera parte attiva, giustamente o ingiustamente, a questo processo, forse pre-valutazione finale. No? Se voi dite che non è ancora ultimato, da parte di Castello d'Arte, perché ne ho parlato oggi con la consigliera, mancano, io l'ho visto perché sono, stanno arrivando tutti i dati, mancano alcuni dati sui costi della gestione del territorio, per esempio, e quindi questo non è completo. Poi lo studio ormai è fatto, tant'è che verrà presentato quando è il consiglio il prossimo giugno del 20. Questo mese al Consiglio dell'Unione verrà presentato ufficialmente. Infatti era quello che aspettavamo, però poi abbiamo visto. Poi dopo noi in Giunta dell'Unione ci siamo confrontati, diciamo più di una volta, ma credo che sia anche abbastanza normale e naturale che questo avvenga. Per quanto riguarda l'articolo sul Carlino, a me il giornalista non mi ha telefonato, poi qualcuno gli avrà riportato cose che io ho detto,
le nego, però se no io non sono. Il sindaco di Via Gelato, quando si è insediato, ha detto guardiamoci bene prima di. Vorrei che succedesse una Valle Samoggia che prima tutti i consigli comunali decidono di pondere i comuni e poi dopo si chiede dopo ai cittadini cosa si pensano. Forse sarà così e deve essere così, non so se la norma la prassi è quella, però penso che la regione prima deve sentire il parere dei cittadini per poi deliberare se fare un unico comune oppure no, però penso che non sia successo questo. Almeno così dicono, non lo so. No, giusto per una considerazione personale, io ritengo che questa amministrazione sia titubante su tutto. No, come principio, quindi se il sindaco di Argelato dice guardiamoci bene, tipicamente l'amministrazione Castellodazile dice guardiamoci ancora meglio. Però riguardo all'Inter, per la fusione regolato da normativa nazionale che prevede sostanzialmente tre passaggi obbligatori: consigli comunali che approvano una proposta di legge regionale, la quale deve essere approvata dalla regione, e l'ultimo passaggio, che è quello che ufficializza la fusione, è il passaggio obbligatorio del referendum popolare. Questo è l'iter standard. Poi uno ci può mettere in mezzo quello che vuole da un punto di vista consultivo. Sì, per dimostrare che forse il cittadino non vuole niente, questo secondo me, perché tanto è un parere consultivo su un comune che ha già comunque deciso di fare un scelto. Sì, ma no, spero che da se noi non passa il referendum, non passa la legge. Se tu mi dici così, no, ancora di più, se su sette comuni non passa in un comune, non si fa la fusione di nessuno. Questo è abbastanza semplice. Aspetto il 25. E dove votano la fusione di Valle Samoggia? Ma dunque non. Possiamo anche farlo, ma mi sembra che non sia tanto il caso, secondo me, di entrare nel merito dei contenuti dei temi della fusione in questa fase, in questa sede, perché è già stato un tema che è stato discusso già tempo fa, un po' nel merito, soprattutto su come procedere in questa cosa, e ci eravamo lasciati che quando vi fossero state le risultanze dello studio ne avremmo parlato nei consigli comunali e nelle sedi dovute. Da questo punto di vista, io non sapevo di questa cosa, Elena Fagioli ne ha parlato oggi, io solo per forse fare anche un po' capire quello che la perplessità che è stata sollevata da Elena, leggo almeno alcuni stralci, diciamo così, di quella che è stata la lettera che il Partito Democratico ha spedito ai componenti dei direttivi della zona. Quindi il Partito Democratico scrive ai suoi, diciamo, referenti zonali, in cui convoca l'assemblea per il 14 novembre, e dice: da qualche mese le nostre amministrazioni comunali hanno cominciato a interrogarsi su quale futuro sia ipotizzabile per l'Unione Renogaliera e quali siano le scelte migliori da farsi. In tale contesto è stato effettuato uno studio di fattibilità, di cui vi invio materiale in 5 mail oltre la presente, per le ipotesi del futuro istituzionale della stessa Unione. Il PD, quale partito di maggioranza in tutte le amministrazioni comunali della nostra zona, è soggetto attivo in tale decisione. Siete perciò invitati all'assemblea e per il giorno, eccetera, eccetera. Allora, voglio dire che i partiti politici riflettano su quello che può essere il futuro assetto istituzionale dei territori, a me non sembra uno scandalo e anzi mi sembra finanche sano. Però che questo avvenga, sindaco, con la trasmissione di materiali che i consiglieri comunali non hanno,
è assolutamente inopportuno. Perché dico questo? Non perché ci sia una suscettibilità da parte dei singoli consiglieri comunali, che tanto averlo un mese prima o averlo un mese dopo, quando c'è sicuramente un processo da fare, non cambia niente, non è questo. Solo che queste cose qua rischiano poi di innestare delle suscettibilità e delle divisioni di cui non c'è bisogno quando si parla di queste cose qui. È semplicemente questo il tema. Delle divisioni in chi vive la politica magari in modo divisorio, passatemi la questione, il bisticcio di parole, e magari per il fatto che questa cosa viene vista prima dal PD si sente, che ne so io, no, esautorato di un ruolo, di una cosa. Sono quelle cose che andrebbero evitate solo perché le sede giuste sono queste. Poiché una volta che siano presentati qua, ce l'abbia il mondo, ma non c'è nessun problema, anzi, è finanche auspicabile. Il contrario invece è disdicevole. Ma disdicevole per gli effetti che può avere. È una roba grave, a me non sembra una roba grave. Però è una cosa che ha il sapore della non correttezza, diciamo così, e che comunque non aiuta il dialogo sereno su questi temi, perché sposta dal merito delle questioni alle bandiere, che è esattamente quello che si deve evitare quando si parla di queste cose. Concludo, non per parlarsi addosso, ma nel ricordare che una delle cose su cui si era molto lavorato quando si è fatta la Unione Reno-Gallina era stato proprio l'evitare che questo tema venisse politicizzato, e si è ottenuto con il voto praticamente di quasi della stragrande maggioranza dei consiglieri comunali di tutti i comuni, sia di maggioranza che di minoranza, proprio perché si è stati attenti a questo tipo di processo, e io ne sono stato anche in parte attiva. Questo lo dico sindaco perché non è mica tardi, però magari un messaggio di un pochino più di attenzione secondo me non guasta. Guarda, poi la chiudo lì. Dopodiché giustamente il responsabile del gruppo consigliare, il capogruppo della Reno Galliera di minoranza fa un'interrogazione al Presidente, il Presidente risponderà, dirà quello che gli viene, eccetera. Però io vorrei che qua, ed è per questo che sono intervenuto, noi non ci lasciassimo in un certo qual modo troppo condizionare da questo tipo di cose, perché dobbiamo stare sul pezzo e sul merito, e mai come in questo momento c'è bisogno di, come devo dire, sfrondare via gli elementi che possono dividere e stare invece, diciamo così, in tutto ciò che può portare sinergia, e mi riferisco alla situazione economica, alla situazione politica, a tutto quanto. Quindi non aggiungiamo motivi. Questa è la mia, come devo dire, opinione e anche auspicio e raccomandazione. Maria Tesi. Non ho saputo dal resto del canale di questa cosa, che non sono interessati, vero che c'è stata una comune, quindi è vero anche comunque però che c'è stato un errore, nel senso che ovviamente ogni forza politica che agisce sul territorio ha il diritto di essere consente di discutere su determinati processi, anzi forse quasi. Visto che la metà politica c'è un caso contrante rispetto al tema anche del livello di governo del territorio, tant'è che penso che ormai questo studio, nel tempo che se ne è parlato, arriverà anche un po' tardivo, perché nel frattempo, quando abbiamo cominciato a parlare dall'unione e alla fusione, non c'era ancora lo scenario dell'area metropolitana. Per cui condivido che qua c'è stato sicuramente un errore da questo punto di vista, diciamo che probabilmente non c'è stato una corrispondenza, una buona comunicazione tra il livello
dei sindaci della giunta dell'Unione, e l'ho detto anche quella sede ieri sera, e il livello comunque del territorio. Poi ci sono dei tempi che magari si pensava di percorrere, credo che da quello che è uscito, proprio per essere franchi, visto che mi sembra che il richiamo sia anche, come dire, a dirci le cose, da quello che è uscito, tanto per assicurare, come dire, le perplessità nell'incontro di ieri sera, i tempi si allungheranno, perché ormai comunque non ci sarebbero tempi, al di là delle valutazioni, per affrontare questo processo alla fine della scadenza del mandato. Credo che comunque sarà un tema tutt'al più che si porrà per il prossimo mandato amministrativo, tenuto conto che credo che appunto lo scenario del contesto complessivo e comunque anche locale modificherà fortemente anche forse delle valutazioni o degli indicatori che nello studio erano stati fatti a livello del 2010. Vuol dire che il 2011 è stato un anno che nel nostro territorio, vuoi per la crisi generale, vuoi anche se non ultimo per l'elemento solo del sisma, ha modificato anche delle prospettive di programmazione che andranno completamente ridefinite, insomma, se non penso solo agli assetti urbanistici, a queste cose qua. Quindi sicuramente c'è stato un incidente da questo punto di vista, mi spiace anche poi all'interno ovviamente del partito, io mi sono già fatta un parte interprete ieri sera di questa cosa, poi oggi quando ho visto l'articolo ho già telefonato, quindi dovere, dopodiché chiaramente io, poi Elena anche lei, siamo nel Consiglio dell'Unione. Come abbiamo sempre detto, se ci sono delle informazioni le condivideremo. Da quello che risulta, comunque, insomma, poi, come è chiaro, i materiali saranno molti. Io suggerirei già che appena, insomma, c'è questa cosa, si possa anche fare una serata a Castello d'Argine, magari tra di noi, invitando anche dal punto di vista tecnico, perché magari certe cose uno profanamente le interpreta in un modo e piace tutto lo studio. Mi sembra il modo migliore per... Poi sono d'accordo su quello che è successo, che non è stato, c'è una modalità corretta di azione, e credo che sono su questo chi ha la direzione di questo percorso debba assumersi delle responsabilità. Io per parte mia, come vi dico, l'ho già fatto presente senza ma problemi di appartenenza in questo senso, perché quello che condivido in particolare dell'intervento che ha fatto Massimo è che se c'è un percorso da fare, come è stato nei passaggi precedenti che hanno visto con delle criticità l'associazione e poi l'Unione, perché anche all'interno delle forze di minoranza di opposizione non è detto che tutti la pensino uguale su questo. Già nel Consiglio dell'Unione, insomma, alle volte su certi argomenti ci sono state anche delle espressioni diverse anche da parte dei gruppi di minoranza, non è che c'è una linea, poi è chiaro che ci può essere questa fase comunque dove si va verso anche un confronto contropolitico, l'interesse da una parte o dall'altra a cavalcare, strumentalizzare delle cose. Credo che non sia a caso del nostro comune, dei nostri consiglieri, quindi io accolgo l'invito e sollecito anche il sindaco da questo punto di vista a condividere, appena avremo i dati completi della parte che dicevi che mancava, a condividerlo proprio a livello dei gruppi consigliari, insomma, anche con i capigruppo. Prima si può decidere magari una serata, un commercio, ma quando si riesce, per avere degli elementi per contare delle valutazioni. Poi è chiaro che il passaggio comunque del referendum, tornando a quello che diceva lei prima, resta comunque un passaggio vincolante. Dopodiché ognuno può avere le proprie idee in materia, io le mie le ho già espresse, credo che su questo ci sia un tavolo proprio per i processi che avanzano, e penso che anche alla luce di quello che, come ho già avuto modo di dire altre volte, succederà a prescindere dalle nostre scelte, proprio sul livello della rappresentanza ci sia da riflettere bene quanto peso vogliamo che il nostro territorio, al di là del singolo comune, abbia in una dimensione più vasta, insomma, perché sarà pesante la riduzione della rappresentanza a partire dai consigli comunali. Quindi, secondo me, pensando che si costruirà un'area metropolitana, bisogna anche capire come vogliamo giocarci in termini dialettici anche un ruolo del nostro territorio, che chiaramente prima di tutto è il nostro comune, però che già da tempo per certi servizi deve comunque ha deciso di gestirli in modo in forma associata,
poi con tutte le valutazioni positive e negative che possiamo dare. Sul tema dei costi, cioè non è tanto una questione di costi, secondo me, è una questione di costi della politica in senso stretto, che può sembrare una cosa contro la democrazia. Ci saranno sicuramente, in un senso così, le cose che si possono, come dire, risparmiare sono quelle che stanno dietro, cioè che è le office, che sono le segreterie, che sono queste cose. Però penso anche che per arrivare a mettere a regime una cosa così bisogna partire con delle prassi, insomma, si è già fatto con alcuni servizi. È chiaro che in una fase iniziale sicuramente non ci saranno subito delle riduzioni, ma ci sarà un investimento. La cosa che può essere attrattiva è il fatto che, siccome la normativa sia nazionale, va in questa direzione, ci sono comunque, come fu all'inizio per il fenomeno delle associazioni, che se penso che se non ci fossero stati dei finanziamenti, Massimo Sacchi l'ha già detto anche tre volte, magari non partiva neanche l'associazione. Se non ci fosse stata la possibilità di accedere dei finanziamenti statali o regionali sul processo di associazione, magari non partiva neanche quella, perché diciamo che tendenzialmente nella tradizione italiana si tende a guardare proprio un po' al campanile, no? Alle municipalità, eccetera. Dopodiché si tratta di vedere cosa vogliamo fare, capire se stare da soli conviene, quanto costa ai cittadini stare insieme, andare verso un processo o verso un altro. Insomma, credo che lo studio degli elementi e dei numeri ne darà, dopodiché è uno studio con dei dati e dei numeri, poi le interpretazioni possono essere diverse. È chiaro che non ci vuole una volontà o meno che va espressa sul piano politico. Non è che solo i dati tecnici siano sufficienti, deve esserci una volontà che è espressione di chi ha rappresentato oggi di quelli che sono i cittadini che noi rappresentiamo. Grazie Maria. Apprezzo i due interventi che sono stati fatti, sono anche io d'accordo con quello che diceva Pinardi e anche con quello che diceva adesso Maria. Insomma, credo che lo spirito giusto sia questo, quindi l'auspicio è che al di là di questi incidenti poco gradevoli e non utili, comunque noi si sia in grado di rimanere sul pezzo e di fare la discussione al di là delle bandiere, perché questo, insomma, trattasi della riorganizzazione istituzionale dei nostri territori, quindi tanto più sapremo così essere liberi a ragionare nel merito e cercando di capire che cosa succederà nel futuro sui nostri territori, tanto meglio faremo le scelte che saremo chiamati a fare. Quindi, insomma, non dico altro perché l'avete già detto. La prossima giunta del Consiglio dell'Unione, come se vi ricordate, quando abbiamo approvato lo studio di fattibilità, ci siamo detti, insomma, noi, io vi ho detto, facciamo questo studio, poi dopo, quando sarà finito, lo prendiamo in mano e lo leggiamo, insomma, no? Quindi questo è quello che dobbiamo fare. E questo è quello che faremo. Quindi, dopo il prossimo Consiglio dell'Unione, possiamo partire, poi dopo si può stare benissimo una serata in cui anche il tecnico che ha redatto lo studio ci dà una mano a leggerlo e poi dopo decidiamo noi come fare le nostre riflessioni e tutte quelle che vorremmo. Parallelamente andrà avanti anche il percorso della città metropolitana e allo stesso tempo, per quanto riguarda comunque l'Unione, che in questo momento è una fase, diciamo, un po' di ferma dal punto di vista dell'evoluzione del conferimento meno di servizi, anche qui, insomma, io qualche riflessione credo che la porterò, nel senso che comunque la crisi in senso anche proprio in termini di tagli di risorse e fatica sulla gestione del territorio si fa sentire. Per certi aspetti l'Unione potrebbe essere di aiuto, insomma, questo è un punto su cui riflettere. È chiaro che l'Unione potrebbe essere di aiuto oppure anche no, insomma, in funzione di come si organizzano le cose. Sarà che io, come forse vi ho detto anche l'altra volta, in questo momento di città metropolitana, nuovi bacini dei rifiuti, nuovi bacini idrici, la TARES che adesso parte a gennaio, che non si capisce niente, insomma,
poi in realtà stare dietro anche a tutte queste, ci vorrebbero una quindicina di assessori per riuscire a seguire bene i tempi, poi uno corre a destra e a sinistra, cerca di capire, e per fare un esempio in cui l'unione potrebbe essere forse di supporto se investita di un ruolo di un certo tipo. Vabbè, comunque insomma, diciamo che le riflessioni da fare non mancano. Se non ci sono altri, Carlo, che si sta trattenendo? No, niente. Trattieniti pure. Sono già tanto. Esatto, è bene così. Va bene, ok. Grazie. Scusa, mi chiede sì. Il prossimo consiglio non è per il prossimo consiglio avremo l'assestamento di bilancio. Ecco, giusto, prossimo consiglio, poi dobbiamo concordarlo, però è orientativamente 27-28. No, adesso che giorni è? Qualcuno ha già l'azienda aperta, ma se il 30 è un venerdì. Ecco, quindi se il 30 è un venerdì, insomma vanno bene il 27, il 28 e il 29. So se avete delle preferenze. La Cinzia ovviamente dice che c'è il 29, non glielo chiediamo. No, per il prossimo consiglio comunale, insomma, l'ultima settimana 29 piuttosto che 28. Sì, entro il 30, quindi il 30, venerdì facciamo. Può andare bene giovedì o mercoledì, se non avete preferenze, insomma. Sì. Il 29, il 28. Il 28 la cosa? Anche adesso il 29 si aspettiamo. Ma secondo me se andiamo a 1-1 qualcuno. No, vabbè, però. Io. Vabbè. Adesso. Comunque sono. Comunque entro il 30 bisogna farlo. Sì, appunto. Il segretario si deve anche concordare con altri due comuni. Quindi tutti vorranno, tutti il 29 non si può, qualcuno vorrà fare il 28 e qualcuno il 27. Un giorno. Bene, non ci sono altri interventi, vi ringrazio, dichiaro chiusa la seduta, buonanotte.